E ciao a tutti signori e signori, bentornati su Clash Royale, appuntamento domenicale extra per portarvi la sfida strategica delle streghe. Perché è necessario spendere due paroline, intanto faccio partire la partita, voi non preoccupatevi. È necessario spendere due paroline sulle streghe, ovviamente domatrice, perché io sono... Allora, strega nuova molto molto buona, ma hanno fatto delle modifiche che secondo me sono sostanziali e fondamentali per migliorarne l'efficienza e renderla dall'altra parte un po' più semplice da difendere. Allora, è più potente in quanto danni, questo lo sappiamo, più lenta ad attaccare, ma gli scheletri li spona in maniera differente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tu spawni vicino alla strega, abbastanza vicino alla strega, anche un pecca o un mini pecca, e il mini pecca o il pecca aggra la strega, non spawnandogli più gli scheletrini davanti, l'aggro rimarrà ovviamente sulla strega. Quindi diciamo che da un certo qual punto di vista è un po' più semplice da difendere. Oh, che situazione di minchia. Vediamo cosa riesco a fare. Però intanto sono entrato in boscaiolo. Quindi, secondo me, strega sì migliorata da certi punti di vista. E anche più semplice, se vogliamo dire così, da gestire da quell'altro. Comunque, noi stiamo andando molto molto bene come prima partita. Non vi ho spiegato i pick perché appunto volevo finire di spiegare questa cosa della strega, che secondo me è molto molto interessante da sapere. E niente, stiamo per adesso vincendo, gli abbiamo portato un po' giù le torri e lui non gioca niente, quindi io parto un po' cauto con uno stregone. Non dirmi che ti sei ritirato, bro, dai. GM 2007, no? Dei Vendicatori. Vendicatori italiano, ciao amico. Dai, non te la prendere. Dai, che sei su un video YouTube. Se qualcuno conosce questo ragazzo, gli dica di venire a vedere il video. Perché ti ritiri? No, ma dai, non è bello ritirarsi, è bello giocare, giochiamo tutti insieme, yeah. Guardate la strega, ecco la strega, le volte in cui mi sono trovato ad affrontarla è veramente veramente tosta, soprattutto se ben difesa con qualcosina davanti, diventa veramente 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 una bella spina nel fianco. Abbiamo vinto un bel gettoncino raro, il gettoncino raro che ci piace sempre. Ah, tra l'altro ragazzi, sono tornato con un altro mazzo, poi magari a fine video ve lo faccio vedere. Comunque, meglio questa che è più difficile da difendere. Rischioso. Rischioso. Beh, ho rischiato un botto, probabilmente ho fatto i pick sbagliati. Comunque dicevo, la strega, le volte che l'ho affrontata, difficile se viene difesa bene, ma è anche più semplice difenderla, diciamo così. Oh, lui mi piace per quello che gli ho dato. Ok, facciamo così, anche se spendo... Ti prego, dimmi che l'ho presa, dimmi che non ho miscliccato, che è difficilissimo usare sto razzo di merda. Va benissimo, io ci gioco questo così. No, l'ha lisciato, cazzo, ho fatto prima la torre. Vabbè, fa niente. Pezzo di merda. Non mi conviene giocare niente. Va bene, va bene. Una schicchera mi va già bene. Che bastardo però che sei. Quello è fortissimo. Ciao amico. Va bene. Sì, come ho detto, ho paura di aver fatto dei misclick non da poco. Questi da difendere saranno duri ma duri. Vabbè, neanche troppissimo forse. Speriamo bene. Mi va bene, dai, dai. Dovremmo reggerli. Dovremmo reggerli senza troppi problemi. Il problema è che non sto riuscendo ad attaccare perché non ho i pick giusti. Va bene, di là la strega. Perché adesso una strega, una mongolfiera te la sega, vacca boia. Adesso la strega, la mongolfiera te la tira giù. È veramente diventata fortissima. E la strega come me la gioca? Ecco, magari qui vi posso far vedere quello che vi dicevo. Vedete, l'aggro è sulla strega adesso. E non mettendoci gli scheletrini più davanti, i miei goblin non perdono l'aggro sulla strega. Mi va bene, mi prendo le schicchere, non ti preoccupare. Insomma, gli ho splittato i danni, mi va bene, ci gioco lui. E poi spero di riuscire a portare un bel attacco. Va bene, mi va ancora bene. Va bene, va bene.
Avanti, avanti forza, avanti forza. Adesso devo spingere io con un attacco un po' più massacrante. Vediamo un po' come reagisce il ragazzo. Va bene. Tiro una razza giusto per tirargliela, perché... Va bene, va bene, va bene. E vedete, guardate che cazzo di male che fa quella lì. Va bene già se mi segui quello. Esatto, non sono riuscito a segarlo. Questa partita dura. Va bene, quelli non dovrebbe essere un problema. Fa una schicca, mi tira giù la torre, ma non ci posso... No, non l'ha tirata giù, ragazzi, attenzione. Vabbè, comunque, esatto, gioco a questi. Li difenderò solo dall'altra parte, perché io purtroppo devo riuscire a fargli dei danni. Non sto riuscendo a fare dei danni. Oh, bello, interessante questo. Questo è, per lui è uno spreco di elisir non da poco. Va benissimo, va benissimo. Vai che prende anche quello dietro. No, non l'ha preso. Mi sta bene. Quella torre mi sa che viene giù. Sì. Buono, buonissimo, buono, buonissimo. No, 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 no. Non puoi farmi miscliccare così. Non puoi farmi miscliccare così veloce. Non puoi farmi miscliccare così. Dai, stupido programma di registrazione. Ho miscliccato per il programma. Ah, il programma di rec. Va bene, dai. Seconda persa, non demordiamo, non demordiamo, è una bella sfida. Ovviamente adesso interrompo un attimo. No dai, 6 minuti dovrei starci dentro, quindi non interrompiamo, andiamo a chiudere con la terza partita di oggi. E vediamo come va. Allora, ma Miner è meno fastidioso, cioè è più fastidioso da difendere, quindi mi va bene. Cavaliere. Orca che fatica. Non ho niente per i volanti, come... Prendo questo per forza, perché altrimenti i volanti mi segano le gambe. Ok, no, arcieri. Mi bastano. Partiamo. Ah, mi ha dato buona fortuna. Grazie, Wolf for Killer. Dei 6 qualcosa. Quello è noioso, quello è noioso, quello è noioso. Molto, molto noioso. Il cacciatore... lo uso sempre nei miei mazzi, un po' perché ce l'ho di livello alto, un po' perché secondo me è una di quelle carte che veramente viene sottovalutata molto, e a seconda della sua posizione ti cambia veramente il modo di giocarti la partita. Va bene, ho anche uno di questi, non mi lamento. E non so se giocare questi perché mi fa veramente male. Bam. Bene, mi va bene. Basta aver difeso, non serve esagerare. Proviamo a giocare un po' più concentrati. L'unica cosa è, non so cosa userebbe per difendermi il mio bel gigante royallo. Probabilmente il cacciatore, perché il cacciatore fa un mucchio di danni ravvicinati. Vediamo di ripartire nella stessa identica maniera e vediamo se lui gioca nella sua stessa identica maniera di prima. Sì, bene, sono contento. Mi sta bene anche questa cosa qua. Purtroppo non ho incantesimi particolari, cioè non ho incantesimi forti, e cercherò di gestirla così e poi butto il miner. A me già mi va benissimo se... Ecco, non sono riuscito. Va bene. Pochi danni, tanto lì non riesco a buttarlo prima di un certo livello di gioco. Bene, facciamo... Dimmi che ci sono riuscito. Yes. La palla di neve sembra, ma è molto molto utile. Fa perdere un mucchio di tempo all'avversario. È comoda, costa poco. Io quello lo odio. Cioè, quando ce l'hai contro magari non ci pensi. Cioè, quando ce l'ho in squadra non ci penso, ma è tremendo veramente. Ah, c'è anche quello, mi va bene. Mi va bene perché lui... Bravissimi. Mi va bene. Gioco questo coso grosso e gioco gli spiritelli. Dovrei riuscire ad andare bene a torre. Bene. I due cosetti già gli danno molto molto fastidio. Parto con il gran cavaliere da dietro. Una palletta di neve non si nega a nessuno. Bam. Zap. Mago Zap e andiamo di Miner e vediamo di riuscire a gestire la questione.
Pian piano. Buono, lui è morto, lei è morta. Gli spiritelli faranno il loro sporco lavoro. Bravissimo, che così la sprechi. Vai. Palla di neve tattica. Miner incredibile là dietro. Vediamo se riesco a fare gli ultimi 190 danni necessari per la chiusura. E vai. Fatta. Come vi ho detto, il miner è molto più difficile da gestire del coso di neve, del golem di neve. Comunque, le nostre tre partite le abbiamo fatte. Avete visto. Pronto. Io ho vinto. Apposta, è morto Clash Royale. Comunque, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Spero di vedervi nella prossima puntata. Detto questo, iscrivetevi, lasciate un like. Ciao a tutti.